incentivare l'occupazione dei giovani e delle donne e contrastare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza Covid-19. Con questo obiettivo la legge di bilancio ha raddoppiato gli incentivi per le assunzioni di giovani under 36 e di donne lavoratrici, ricalcando con alcune importanti modifiche agevolazioni già in essere con precedenti disposizioni normative. Per i giovani entro i 36 anni d'età che non hanno avuto precedenti esperienze lavorative a tempo indeterminato, lo sgravio si applica in caso di assunzione a tempo indeterminato, anche part-time, e trasformazioni di contratti a termine effettuate nel periodo tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. Questo sgravio viene riconosciuto nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con il limite massimo di 6.000 euro all'anno e per un periodo massimo di 36 mesi. Attenzione, per le assunzioni effettuate in una sede o un'unità produttiva ubicata in 8 regioni italiane, e cioè Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il limite è alzato a 48 mesi. Per queste regioni si ritiene peraltro che l'assunzione agevolata possa riguardare anche lavoratori residenti in altri territori italiani. L'agevolazione spetta solamente a quelle imprese che non hanno proceduto nei 6 mesi precedenti all'assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, oppure a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva. La legge di bilancio 2021 ha poi previsto in via sperimentale per il biennio 21-22, nel caso di assunzione di donne che presentino determinati requisiti, il riconoscimento di uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, compresi i premi INAIL, nel limite massimo di 6.000 euro annui. La durata di questo sgravio è pari a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, che si alza a 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, ovvero per le conversioni a tempo indeterminato di rapporti lavorativi originariamente stipulati a termine. In quest'ultimo caso, il beneficio viene prorogato fino al raggiungimento del 18° mese. Come si calcola? È la differenza fra il numero dei lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese, e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. L'operatività di queste misure, che mirano ad essere di impulso all'occupazione, è ad oggi rimessa all'autorizzazione della Commissione europea. L'auspicio è che possano avere un largo utilizzo, quali indicatori, come delle cartine tornasole, di una situazione socio-economica che si appresta finalmente a tornare alla normalità.